Buonasera a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti in Kiwi! E benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti! Oggi ragazzi, nuovissimo video di Natale, perché è Santo Stefano e quindi nuovo video di Natale. Perché ragazzi? Perché oggi andremo a vedere i regali più brutti che sono stati dati, diciamo. Quindi nel mondo di internet ci stanno delle classifiche di regali terribili, brutti o imbarazzanti, e quindi oggi andremo a vedere se anche voi avete avuto questi regali. Se li avete avuti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e soprattutto commentate quali regali avete avuto di Natale, se avete avuto anche alcuni di questi che andremo tra poco a vedere. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi dai, che è Santo Stefano, è Natale, quindi fatemi sto regalo di Natale, iscrivetevi al canale, ok? Quindi iniziamo subitissimo. Un aspirapolvere per insetti, un aspirapolvere per insetti potrebbe avere la sua utilità nelle case di campagna, però diciamo un regalo utile, ma andiamo avanti. E i baffi per il cane, vabbè, questa più che altro è una cosa simpatica, prima che il tuo cane ti morda se gli metti questi baffi, diciamo. E bonsai Obama, perché cioè questo dovrebbe essere una cosa che, cioè, gli metti l'acqua in testa a sto coso e gli crescono i capelli di Obama verdi, un bonsai di Obama inutile proprio, può dire mi stai sulle palle. Andiamo avanti. E gift card buono per la palestra, perfetto, questo ci vai. È buono per la palestra, ma è cosa più può essere tanto più sprecata, perché ci vai il primo giorno, il secondo, al terzo giorno già pesci tutto alla palestra. È buono per la palestra, proprio soldi proprio buttati, cioè dammeli di persona, sì, ma cioè dammeli di persona, non mi fai buono da palestra, meno che non te l'hanno rifilato a te e quindi l'hai ridato, diciamo, e quindi to becchi tu e quindi tu glielo ridai a qualcun altro, diciamo, glielo rigiri così, diciamo. E l'altro invece, calendario di un anno nuovo, potrebbe essere una cosa bella, carina, se personalizzata con le foto delle persone, ma se dai il regalo un calendario così, questi invece calzini con le dita. Devo dire che invece ultimamente stanno andando molto di moda i calzini con le dita, non è poi così tanto male, diciamo, sono carini, diciamo, calzini con le dita sono carini, non rientra secondo me tra i regali più brutti, diciamo. E così invece calzini natalizi invece no, non, io non sono d'accordo, perché? Ce li ho pure io, ce li ho, quindi ci stanno i calzini natalizi, ci possono stare, una cosa simpatica, ci sta. Non, io su sta cosa non sono d'accordo perché mi piacciono. Invece le candele profumate, devo dire che le candele profumate le abbiamo viste in parecchi video, parecchie volte sono state nominate queste candele profumate. A qualcuno piaceranno, se vanno tanto a qualcuno piaceranno, oppure si hanno tante persone sulle palle da regalare. Invece questo cesto di cibo scadente, oh che bello questo, ma mai un bel cesto di prodotti di sottomarca, proprio magari anche scaduti perché li hai comprati in super offertona, magari ti scadono fra due giorni, la persona non sa quando si va a magna, c'ha scagazza per tutto il tempo, quindi bello, questo è proprio interessante. Invece collezione di peluche, boh, ni, ni, ni,
Invece coltellino svizzero, non è non, cioè, dipende dalla persona, diciamo. Dipende dalla persona. Se uno che sta in campagna, uno che gli piace fare cose così de mano, diciamo, gli può essere anche utile, può essere anche una bella cosa, però. Tendenzialmente ni, tendenzialmente ni. Questo invece è il completo di Natale, diciamo, il completo di Natale che non, cioè, ultimamente invece non sta andando, cioè, non sta andando parecchio di moda ultimamente, quindi non so, anche su questo non sono d'accordo perché può essere una cosa carina da fare, ci sta, ci sta, secondo me ci sta. Certo, la faccia di lui e di lei che sono un po' come per dire, ma che cazzo mi sa fa? La faccia è tutto dire, però tendenzialmente ultimamente sta andando anche di moda questi completi così. Coperta di lana, oh, la coperta, se poi è proprio questa come la vediamo in foto, questa qua proprio marrone, ma marrone proprio cacca, è perfetta, proprio il perfetto regalo peggiore, diciamo, si è fatta proprio marrone così, bella, proprio quelle degli anni 70 proprio, magari. Intimo di coppia? Cioè c'è una mutanda da usare in due per... Andiamo avanti. Che è sta cosa? Libro di autostima? How to... Ma un libro in generale, cioè. Ecco, maglione di Natale, maglione di Natale ancora una volta. Devo dire, magari questo c'ha pure il naso che suona, magari. Però, diciamo, sui maglioni di Natale ultimamente, negli ultimi anni, stanno andando invece di moda, stanno andando. Quindi su questo non sono d'accordo. Andiamo avanti invece. Mutande e canotte. Oh, raga, chi non ha mai avuto mutande e canotte? Comunque un intimo di quello proprio basic, diciamo, da magari da un qualcuno così. E infatti la faccia del ragazzino, come per dire, ma che cazzo di regalo mi sta a fare? Queste me le compro io durante l'anno e anche migliori. E ci sta, è giusto, effettivamente. E certo, mutande e canotte. Non è proprio il massimo. Voi le avete avute, se le avete avute, ragazzi, perché chi non le ha mai avute un regalo del genere, lo scrivete nei commenti, fatemi sapere, perché pure io le ho avute le mutande in regalo qualche, cioè, un paio di anni fa le ho avute in regalo, ma quelle di Dragon Ball, quindi quelle belle disegnate particolari, quindi già è una cosa un po' più ricercata, ci sta, però così proprio di quelle basic, magari anche qua sgarrassa a mezzo. No, 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 diciamo di no. Mutande per le mani. Ma perché? Ma queste idee cinesi, perché queste possono essere solo che cinesi, perché non americani, le americanate, ma perché? Cioè, non ha proprio senso di esistere una mutande per le mani, non ha proprio senso di esistere. Urinatoio da golf, cioè fatemi capire, quello sta a fa golf e ci sta pisciando nella mazza, sta pisciando nella mazza, quindi urinatoio da golf, andare in bagno dietro una siepe, no, troppo mainstream, diciamo, quindi perché non pisciare nella mazza, quindi magari, ma perché? Questa invece palla di neve, vabbè, c'è posta, palla di neve è una cosa. Pesce da attaccare alla parete. No, raga, su questo non sono d'accordo. Io, perché pure io voglio il pesce che ha da attaccare alla parete, perché poi quello canta pure queste cose si muovono pure, sto pesce qua, non lo spingi al bottone così, l'interruttore, se canta pure, muove pure la testa e la bocca, quindi è molto trash e io lo voglio, raga, questo io prima o poi avrò una cosa del genere anche io. Mi piace invece. Un portabanana di quelli che si trovano a Tiger, cioè avete presente? Avete magari
glielo regalate alla persona anche che magari è allergica alle banane, voi magari o non lo sapete o lo fate apposta, quindi gli regalate sto porta banana, porta rotolo di carta igienica, cioè non ha proprio senso di esistere una cosa del genere, cioè uno sta cagando e deve fare tutta la combinazione per aprire coso e mettere, non ha proprio senso di esistere una cosa del... Ah no, aspetta, però vedo, sembra che... No, aspetta, ci sta il buco che la carta igienica esce, solo che è fatto di legno. Il problema è che quando finisce già quel tubo di legno, quel tubo di cartone, quando finisce la cosa più pesante del mondo, perché nessuno l'andrà mai a levare da là, più te devi stare a ingegnare, a smontare, ad aprirlo, poi vuol dire che una volta che l'hai messo, lì è e lì rimarrà per sempre. E questo invece è tazza tamarro. Oh raga, questa a me piace, su questo non sono d'accordo. Questa tazza invece a me ne piace tantissimo, ragazzi. Tazza tamarro, ma guardate quanto è figa, raga. Ma guardate quanto è figa, ci metti la mano dentro e pare come se scioglia anelli. Guardate, è fighissima, raga. Raga, ma è fighissima, io la voglio. Porta coltelli voodoo. Oh, questa è proprio, è precisa. Se c'hai qualcuno che ti sta sulle palle, ci metti a foto sua, ci metti sulla faccia di sto coso e ci metti i coltelli così, e quindi ogni volta sta persona se ne proprio coltellate, è proprio inquietantissima, diciamo, super inquietante, diciamo. Portafogli e copelle di bacon. Terribile, proprio terribile. Questo veramente fa proprio cagare. Così invece posacenere divertente. Poppa dire, te verrà un tumore prima o poi ai polmoni. Uno che fuma, gli regali sto posacenere per farlo smettere, perché tu gli regali un posacenere del genere solo per farlo smettere, così ogni volta che quello cicca nei polmoni sa che effettivamente è un giorno più vicino alla sua morte. Ci sta, questo mi piace. Questi invece che sono regali a tema religioso e anche brutti, direi, oltre che ad essere religioso e anche brutti. Yeah. Questi invece scarpa cercati. Aspetta, fatemi capire. Allora, aspetta, perché c'è un ingegno, perché per fare una cosa del genere ti sei ingegnato. Sono dell'infradito. Dove vai? Sulla sabbia. Vedi, c'è l'immagine che sta sulla sabbia. E ci sta sotto questo infradito, ci sta quello dei cosi che cercano l'oro, dei cercano i metalli. E può essere, se non per il fatto che ti può venire le radiazioni alla gamba. No, diciamo, non dovrebbe essere la cosa più salutare questa cosa qua, però è parecchio ingegnoso, c'è da dire, è parecchio ingegnoso, così non c'è il macchinario per le mani e puoi andare camminando tranquillamente per la sabbia. Questo è schiaccianoci simpatico, cioè questa c'è sta Mrs. Doubtfire che tu gli metti a noce mezzo ai gambe e schiacci, e questa te cacca la noce da sotto, diciamo. E questo può essere proprio un regalo de merda proprio, però ci sta. E servizio da te a forma di cesso, perché a forma perché sta cosa? Pet peller, strumento per accarezzare animali, cioè tu c'hai un gatto, lo prendi con questo strumento, questo qua fa in automatico, poi sta il robot che lo accarezza di continuo, diciamo, che dopo i 5 minuti il gatto esce fuori de matto, esce proprio de matto e se ne va. Perché? Cioè, accarezzi tu è meglio, no? Invece di un robot accarezza animali, accarezza gatti.
Oh, questa è proprio la tazza a forma di water. Beh, bello, preciso. Con poi la smuscina dentro, la cosa, la bevanda dentro, marrone, proprio per dare l'effetto, così proprio. Effetto merda. Maglione di Pile, che vabbè, questo risaliamo sempre a quelli, ai maglioni di prima, natalizi, che ci possono sta, diciamo, vanno ultimamente, vanno di moda invece. E questo, una bilancia, proprio per dire, se sei grasso devi dimagrire, ti regalo una bilancia, proprio per renderti conto quanto fai schifo. No, diciamo di no, una bilancia non è proprio il regalo adatto, diciamo, cioè, a meno che non lo chiede, allora ok. Però, diciamo, una bilancia, diciamo, no, 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 no. Diciamo, se tu con quella persona non ci vuoi più parlare, allora è il regalo perfetto. Sì, è il regalo perfetto. Una cornice brutta, brutta tra l'altro, una cornice brutta tra l'altro. E no, diciamo di no. Ultima, vediamo come chiudiamo. Cravatta fantasia a forma di pesce di spigola. Non ci siamo, no, no, no. Fa proprio cacare, a meno che non sei un pescatore, un pescivendolo, un pescatore, quindi ti porti il lavoro, ti porti la tua passione sempre in giro e vai in giro con sto pesce appeso a dire vuoi fare pesce, pesce, famo pesce, pesce, po, 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 e pesce, pesce, così. Così, diciamo. E vabbè, ragazzi, no, no. E quindi, ragazzi, questi per ora sono alcuni dei regali che abbiamo visto un po' in giro su internet, diciamo. E voi, ragazzi, quali regali avete avuto per questo Natale? Scrivetelo qua sotto nei commenti e scrivete il regalo peggiore e più brutto che avete avuto o questo Natale o negli altri anni passati, che io so curioso, diciamo, so curioso. Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video venerdì. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi questo regalo de Natale. Ciao cari!